Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi prepariamo insieme una ricettina semplice, veloce e soprattutto deliziosa. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito la preparazione. La prima cosa da fare, dobbiamo tagliare a fette la mozzarella e iniziare a sbattere le uova. Semplicissimo. Taglio la mozzarella a fettine, come vedete, c'è del liquido perché la mozzarella fresca è così. Allora io cosa faccio? La taglio e poi la metto qui con la pasta e faccio in modo che si elimini tutto il liquido, ok? Ed ora è la volta delle uova. Sbattiamo le uova. Naturalmente la dose di uova deve essere in base alla mozzarella, insomma, oppure a quanto noi ne vogliamo, insomma. Metto un po' di sale e un pizzico di pepe. Sbattute le uova, adesso ci trasferiamo ai fornelli per la preparazione. Ho messo una padella su fuoco e adesso metto un giro d'olio. Faccio leggermente riscaldare l'olio. Do un'altra piccola sbattuta alle uova e verso il composto. Lascio un minutino, è il tempo che si cominci leggermente a rapprendere l'uovo. Come vedete si è formato il bordino e quindi l'uovo ha iniziato a rapprendersi. Abbasso leggermente la fiamma e inizio a mettere sull'uovo la nostra mozzarella che, come vedete, ha rilasciato tutto il suo liquido. Benissimo, a questo punto, come ho detto prima, basiamo un po' la fiamma e copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere il tempo necessario. Teniamo coperto la padella e aspettiamo che le uova si rapprendano e la mozzarella comincia a sciogliersi. Cioè, mi raccomando, attenzione, non cercate di rompere con la forchetta, perché faremo solo un disastro, quindi lasciamola così come sta. E dopo circa 5 minuti la nostra padellata di uova con mozzarella è pronta. Adesso vi faccio vedere com'è. Ed eccola qui. Adesso con la forchetta facciamo così, vedete? Andiamo a praticamente a scostare, ecco, vedete come si è fatto, si è cotta bene, perfetta. Quindi spegniamo la fiamma. Possiamo ultimare la preparazione con qualche fogliolina di basilico oppure di origano fresco, come farò io adesso, perché l'origano quando è fresco è buonissimo, fa anche molta molta primavera estate. Amici carissimi, ecco a voi la padellata di uova e mozzarella. E questo piatto è pronto per essere servito subito. Spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento. Vi aspetto alla prossima. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci, un grazie a tutti. Da Zia Franca. Buon appetito!